Ciao ragazzi e benvenuti nel primo video del 2019. Una domanda che spesso mi è stata posta sia nei video ma soprattutto anche nelle live: se fosse possibile realizzare videogiochi utilizzando uno smartphone. Sicuramente non è una procedura che consiglio, perché è veramente molto difficile magari cercare di creare videogiochi utilizzando un dispositivo che abbia uno schermo molto molto piccolo, ma oggi voglio rispondervi in maniera totalmente positiva e quindi confermare che ad oggi non esistono scuse per poter iniziare a creare videogiochi. Per questo motivo vi ricordo anche che in descrizione trovate i link ai videocorsi totalmente gratuiti, dove vi insegno passo passo come creare un videogioco completamente partendo da zero, e vi farò vedere proprio come creare videogiochi usando Construct 2 e Construct 3. Infatti questo programma può essere usato anche da dispositivi mobile. Infatti, per chi non conosce questo programma, Construct 3 è un tool che ti permette di creare videogiochi in HTML5, quindi per il web, ma anche per dispositivi mobile, quindi dispositivi Apple, dispositivi Android, anche per computer che hanno come sistema operativo Linux, Mac e Windows. Questo dispositivo funziona online, quindi la cosa fantastica di questo programma è che ci basta semplicemente aprire il nostro computer, avere una connessione internet, andare sul nostro browser, quello che noi usiamo, quindi potrebbe essere Chrome, Edge, Safari, Opera, qualsiasi browser, andare sul sito editor.construct.net e possiamo iniziare a creare videogiochi. La cosa bella di questo programma è che tu crei videogiochi senza scrivere una linea di codice. Ma molti mi chiedono: ma perché Samuele utilizzi questo programma quando non puoi scrivere codice? La cosa bella è che, a differenza di altri tool, è come se lo stessi scrivendo il codice, perché la cosa fantastica è proprio che utilizzo dei blocchi, che è la stessa identica cosa che io farei con un altro engine. Pochi di voi sanno, ma io realizzavo videogiochi proprio in JavaScript senza neanche un editor visuale, quindi usavo semplicemente un editor di testo come Sublime Text e creavo videogiochi. La cosa bella di Construct è che mi ha permesso di capire proprio la logica che sta dietro lo sviluppo di un videogioco. Infatti proprio con Construct si potranno creare dei veri e propri videogiochi, e vi ricordo che io lo utilizzo per lavorare, quindi con questo tool ci guadagno. Unica purtroppo pecca di questo tool è che ne risente di una vera e importante versione gratuita. Infatti lo potete utilizzare, c'è una versione gratuita, ma ha delle piccole limitazioni. Infatti, per sbloccare quasi tutte le limitazioni dovete semplicemente registrarvi e confermare la mail, e potete scrivere un videogioco fino a 50 linee di codice. Nei corsi che comunque trovate in descrizione vi faccio vedere come creare videogiochi anche con questi limiti, ma secondo me è un ottimo punto di partenza con cui iniziare. Ma ricollegandoci ai programmi gratuiti da utilizzare, uno molto simile a Construct, completamente open source, è GDevelop, dove oggi però non vi parlerò dei pro e i contro di questi due tool, quindi non vi potrò dire quali sono i migliori. Ma la cosa a cui voglio andare a rispondere è possibile nel 2019 creare videogiochi utilizzando il proprio smartphone? Assolutamente sì. Infatti la cosa bella di questo programma è che potete completamente utilizzarlo attraverso il vostro browser. Infatti vi basta semplicemente prendere il vostro telefono, collegarvi sul sito editor.construct.net e potete creare i vostri videogiochi. È vero, è veramente molto difficile gestire ad esempio con gli swipe tutte le varie schermate, ma se ad esempio avete un dispositivo Android, quello che potete fare è semplicemente collegare una tastiera Bluetooth e un mouse Bluetooth, e anche magari collegare via HDMI il vostro schermo a un televisore, e potete anche voi realizzare videogiochi, salvare ad esempio i vostri progetti in cloud, quindi sul Google Drive, e poi quando vi spostate al computer avete lo stesso progetto anche lì. La cosa fantastica di questo programma è proprio questa funzionalità, il fatto che funziona completamente online. E se vi state chiedendo se questo tool senza connessione a internet funziona, ebbene sì. Infatti la cosa importante che potete fare è che potete scaricare l'applicazione come se fosse un'app. Infatti vi basta semplicemente cliccare in alto a sinistra sull'icona menu e potete cliccare il bottone download as an app, ovvero scarica questo programma come se fosse un'applicazione. E la cosa importante, anche se non avete la connessione a internet, se salvate tutto in cache all'interno del browser, il tool può essere avviato anche senza connessione a internet. Oggi in questo video volevo quindi rispondere alla domanda se esistesse un tool per creare videogiochi attraverso un dispositivo mobile. Sicuramente anche quando le tecnologie aumentano ci sarà sempre più possibilità, e sapete benissimo che ormai questi smartphone sono sempre più potenti, ma oggi Construct è uno dei programmi migliori dal mio punto di vista per iniziare a creare videogiochi e non solo. E non vi preoccupate, vi farò un video nel dettaglio dove vi spiego perché io tuttora continuo ad utilizzare Construct e non altri tool, anche se comunque mi sto avvicinando anche su altri programmi, ma non vi voglio dire nulla. Quindi ragazzi, vi invito di rimanere aggiornati sul canale, quindi se volete vedere anche voi un video ogni
ogni giorno riguardo al mondo dello sviluppo di videogiochi, vi basta semplicemente cliccare il bottone iscriviti. Se vi è piaciuto questo video, vi basta semplicemente cliccare il pollice in su. Fatemi assolutamente sapere con un commento cosa ne pensate di questo argomento, quindi se conoscete altri programmi per realizzare videogiochi usando uno smartphone e cosa ne pensate anche di Construct. Nei prossimi mesi dovrebbe anche uscire la versione in HTML5 di Scratch, che secondo me è uno dei migliori programmi per iniziare a creare videogiochi anche da bambino, quindi ad esempio 5, 6, 7 anni. Quindi ragazzi, vi auguro un buon sviluppo di videogiochi, ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video. Per rimanere connessi sapete cosa dovete fare: in descrizione trovate anche i link ai videocorsi, al gruppo Facebook, canale Discord, tutto quello che volete. Ci vediamo quindi come ogni giorno con un nuovo video e quindi ci vediamo domani. Ciao!